Stonehenge è uno dei monumenti storici antichi più conosciuti al mondo. La sua bellezza è grande quanto gli enigmi che la circondano. Queste straordinarie rovine si trovano nella piana di Salisbury, in Inghilterra, a meno di 200 km da Londra. La sua costruzione iniziò intorno al 3000 a.C., durante il Neolitico. Alcune pietre utilizzate per erigere il monumento sono estremamente pesanti, raggiungendo le 50 tonnellate. Queste pietre più pesanti sono state prelevate da una regione distante 30 km da Stonehenge. Le pietre più leggere provenivano da una distanza di circa 200 km. Per questi viaggi venivano utilizzate canoe per attraversare i corsi d'acqua e successivamente, sulla terraferma, le rocce venivano trasportate da uno speciale tipo di slitta in cui venivano caricate, legate da corde e poi guidate da uomini e animali. Il monumento è formato anche da alcune rocce molto alte, fino a 5 metri. Questi massi erano disposti uno vicino all'altro, in forma circolare. Ci sono voluti circa 2000 anni per costruire completamente Stonehenge. L'opera è stata portata a termine in tre fasi distinte e si suppone che abbia richiesto più di 30 milioni di ore di lavoro. Legname, travi, corde e leve sono annoverati tra i principali materiali utilizzati nella costruzione di Stonehenge. Per sistemare i blocchi di pietra al loro posto, veniva scavata una buca nel punto in cui dovevano essere posizionati. Utilizzando dei tronchi e una leva, la roccia veniva poi inclinata per essere inserita nella buca scavata. Successivamente, il blocco è stato sollevato con delle corde. Infine, per riempire le buche, si utilizzavano pezzi di massi. Durante le prime fasi di costruzione, il monumento era solo un fossato circolare di 97,4 metri di diametro, con un solo ingresso. Al suo interno si trovava un insieme di pietre e un santuario di legno. Questo avveniva nel 2600 a.C. e gli studi hanno dimostrato che in questo periodo le pietre utilizzate a Stonehenge provenivano dalle colline di Preseli. Quest'epoca di costruzione si distingue anche per la presenza delle buche di Aubrey, fori esterni nel perimetro contenenti resti umani. La seconda fase prevedeva modifiche al santuario in legno e un nuovo ingresso. In questo periodo fu progettato anche un cerchio esterno, in cui furono utilizzate 35 pietre. Durante la seconda fase furono realizzati anche due cerchi con pietre blu. Infine, nella terza fase, furono rovesciate diverse rocce e ne furono aggiunte altre, provenienti dalla regione settentrionale. La terza fase è stata punteggiata anche dall'aggiunta di pietre megalitiche, grandi blocchi di pietra. In questa fase sono state abbattute pietre blu, ma in seguito sono state rialzate all'interno della struttura. Queste tre fasi si sono succedute a distanza di circa 2000 anni l'una dall'altra, e durante questo periodo il sito è rimasto apparentemente abbandonato per un certo periodo. Nel corso del tempo sono state avanzate molte teorie sull'origine di Stonehenge. Alcuni esperti hanno concluso che il monumento fu creato dai druidi, una classe sociale celtica. Altri invece suggeriscono che i druidi abbiano semplicemente sfruttato le rocce già presenti. Alcuni sostengono che siano stati i romani a costruire Stonehenge, ma è improbabile. Inoltre si suggerisce che le origini del sito siano in qualche modo collegate al viaggio a Durrington, dato che una volta gli archeologi vi trovarono una replica in legno di Stonehenge. E, non a caso, alcuni credono che il monumento sia stato costruito dagli alieni. Anche le speculazioni sul suo ruolo si sono moltiplicate. Alcuni sostengono che il sito fosse usato per rituali e sacrifici, che fosse un tempio religioso o che fosse usato per pratiche di guarigione. Si presume anche che Stonehenge avesse scopi religiosi e astronomici e che fosse utilizzato per l'avvistamento dei solstizi e degli equinozi. Questi eventi astronomici erano essenziali per l'agricoltura, che era una parte importante della vita quotidiana delle civiltà dell'epoca. La funzione del calendario solare sembra essere la più plausibile, anche perché il 21 giugno, solstizio d'estate, il sorgere del sole è esattamente allineato con la pietra principale di Stonehenge. Alcuni studi
indicano ancora che il sito era un cimitero, dato che ci sono tombe e resti trovati nell'area circostante. Tuttavia, questo luogo rimane un mistero e non è chiaro perché sia stato costruito. Non c'è nemmeno consenso sul suo scopo. Stonehenge è uno dei lasciti più affascinanti e sconcertanti del periodo preistorico ed è probabilmente il sito più famoso di tutto il Regno Unito. Circondate da uno splendido prato, le rocce sono visitate da migliaia di turisti ogni anno. Sono state fatte molte scoperte su questa struttura, ma ci sono ancora molti misteri che la circondano.